Allora, buongiorno a tutti e benvenuti al secondo giorno di questo evento che vuole celebrare i 100 anni della relatività generale. Oggi il tocco è di sapore astrofisico, cosmologico e è praticamente l'argomento di tutta l'intera giornata. E quindi avrete anche belle immagini e scoprirete quanto dopo che Einstein ci ha lasciato, in realtà l'astronomia ha scoperto la radiazione cosmica di fondo, ha scoperto i buchi neri e quindi la relatività generale è lo strumento che ci assiste ogni giorno nella comprensione di una parte importante dei fenomeni astrofisici ed è importantissimo per la cosmologia, come vedrete. Allora, oggi il programma che era proiettato prevede tre interventi, poi ci sarà Di Gavazzi, Zannoni e Destri, poi ci sarà una pausa e ci saranno altri tre interventi un po' ridotti rispetto a quelli di ieri, per poi fare la solita pausa pranzo di un'ora e qualche cosa. Ci sarà una piccola sorpresa ancora alle 14 e alle 15 inizierà la proiezione di Interstellar. Ok, per cui come vedete nella locandina finale rivisitata, così avete un po' un'idea di come sono distribuiti davvero i tempi. E quindi diamo inizio al professor Gavazzi. Ah, vi volevo dire una cosa, che tutto l'evento, grazie al signor Marian che sta lassù, è il nostro angelo custode in qualche modo, è stato registrato. E quindi, se mi lasciate un po' di tempo, soprattutto di capire come fare, ma ci sono i giovani che mi aiuteranno, metteremo sul sito web, ma devo contattare l'ufficio stampa, sia l'intera presentazione orale, vedrete proprio questa sala che è continuamente monitorata, poi metteremo anche le slide di ogni speaker. E poi se avete bisogno di una giustificazione per le scuole basta che mi scriviate una email che ho già preparato degli attestati di presentazione. Comunque l'intero evento lo potete rivedere. Quindi chiedo a Marian di accendere il computer del professor Gavazzi, il quale ci parlerà dell'eredità di Albert Einstein vista da un vero, verace astronomo. Dunque, ciao a tutti, grazie di essere venuti anche oggi quasi numerosi come ieri. E oggi io vi voglio raccontare, visto che sono il primo a prendere parola, di un periodo che più o meno si colloca un centinaio d'anni fa, cioè non tantissimo tempo fa, in cui finalmente la parola galassia ha preso la forma moderna. Cioè quella che oggi utilizziamo, che più o meno tutti sapete, quelle robe qua, insomma, ecco, queste qui sono tutte galassie. E non è stato facile, è stato un processo molto elaborato, che è durato una cinquantina d'anni e è finito nel 1930, molti pochi anni addietro. Qui vedete una fotografia che ho preso a uno dei più grandi telescopi del mondo, il Subaru, alle Hawaii. È un pezzettino di cielo molto piccolo, 10 primi d'arco, pensate. E tutto quello che vedete, tutti gli oggetti che vedete, quindi, salvo quelli marcati da una freccia, questo, questo, quello là, sono delle galassie. Cioè ne vedete in questo campo decine di migliaia. Queste sono le moderne galassie. Ma fino ai tempi di Hubble o di Einstein, questa parola era utilizzata in maniera molto imprecisa. Voglio raccontarvi come si è precisata nel tempo e con quali fatiche. Perché la gente che faceva l'astronomia nell'Ottocento, per tutto l'Ottocento, non si occupava di sta roba qua, per nulla.
si occupava di pianeti, del nostro sistema solare, dei pianeti, Schiaparelli cercava canali in Marte, della Luna, dei meteoriti, e un interesse notevole, molto importante per noi, andava alle comete. Le comete sono oggetti molto elusivi, molto deboli, molto fragili, si fa una fatica poi a vederli in cielo, e per farlo bisogna guardare molto profondo. Questo ha aperto la strada al nostro lavoro. Vedremo poi perché. Quindi la gente si occupava d'altro. Si occupava di quelle robe qua, non certo delle galassie. Ci sono alcune importanti eccezioni. Già nel Settecento, per la più eclatante, è quella di Immanuel Kant, che ovviamente, seguendo un percorso per nulla scientifico, quello che volete, ma ha avuto un'intuizione straordinaria, quella di credere che l'universo sia fatto di tanti universi isola, che poi noi oggi chiamiamo le galassie. Non è l'unico, perché intorno alla fine del Settecento, Messier, un astronomo francese, proprio inseguendo le comete, cercando di contarle, fa delle osservazioni molto profonde del cielo e pubblica un catalogo di oggetti nebulosi, molto generico, che contiene 103 oggetti nel cielo. Vedete, fine del Settecento. E già William Herschel e suo figlio John, verso la fine del Settecento, cominciano a studiare la struttura della nostra galassia, la Milky Way, la Via Lattea, e capiscono che non è un oggetto rettilineo, come sembra in cielo, ma sostanzialmente un disco stellare piatto in una dimensione rispetto alle altre due, in cui è molto vasto. Queste sono le uniche eccezioni di gente che si occupa di argomenti che ci riguardano. La Via Lattea, che qui vedete riprodotta in una bella fotografia di tutto il cielo, è il contenitore, che è la nostra galassia, è la galassia, uso adesso la parola moderna galassia, che ci contiene, nella quale noi abitiamo, ed è proiettata in cielo in questo modo, semplicemente perché io qui ho fatto un disegnino per farvela capire. Questa è la galassia vista, diciamo, un po' in prospettiva. Noi abitiamo molto alla periferia di questo sistema spirale, abitiamo in un braccio esterno, e quando guardiamo verso il centro, e verso il piano medesimo della galassia, proiettiamo in cielo la sua ombra, diciamo, proiettiamo le sue stelle, e la vediamo come questa strisciata che attraversa l'intero cielo. Qui, in questa fotografia, non vedete solo una galassia, la Via Lattea. Voglio farvi notare una chicca, che di galassie se ne vedono ben quattro. Una è la Milky Way, ma qui vedete queste due palline qua, sono le due nebulose di Magellano. Sono due galassie piccoline e molto vicine a noi. Ma ce n'è una quarta, che è questa, che invece è la grande nebulosa di Andromeda, molto più lontana, ma anche molto più grande. Bene. Allora, il panorama del momento, diciamo, prendo il catalogo di Messier, M sta per Messier, e vi faccio vedere due qualsiasi, a caso, no, a caso, due belle, esempi di oggetti di Messier, sono delle nebulose da lui catalogate come tali. M101, questa meraviglia qua a sinistra, e M42. M42 è la famosa nebulosa di Orione. Bene, finivano sotto la stessa categoria, le nebulose. Oggi sappiamo benissimo che invece questa è un'intera galassia, un universo isola di Kant, e questo invece è un brandellino di gas e poche stelle che sta all'interno della nostra galassia, è vicinissimo e piccolissimo. E quell'oggetto qua è, come dire, per M101, questa pallina qua, capite? Cioè una scala completamente diversa. Ma vis-à-vis sulla fotografia non si può distinguere questa cosa, finché non sappiamo determinarne la distanza. Sappiamo che questo è un oggetto oggi, sappiamo che è vicinissimo, interno alla nostra Via Lattea, e questo qui è distante, completamente esterno. Ma, ripeto, non è affatto banale se non conosciamo le distanze. Giusto per ricostruire questa storia, continuo a cavallo del filo della storia, e per raccontarvi che verso l'inizio dell'Ottocento Fraunhofer comincia per primo a utilizzare la spettroscopia per analizzare la luce proveniente, per esempio, dal Sole, e determina che il Sole è ricco di elementi chimici
è il primo oggetto celeste di cui si fa lo spettro, perché ovviamente ha un sacco di fotoni, ci vuole pochissima sensibilità per raccoglierli. Ma verso la fine dell'Ottocento, invece, questa è una foto del 1898, credo che sia un disegno in verità, dove si vede che al Lick Observatory, questo è il telescopio, è già installato uno spettroscopio che analizza la luce che viene da qua dentro, dalle stelle. Qui c'è un prisma e io, muovendo questo cannocchiale, posso vedere le varie lunghezze d'onda separate nelle loro componenti spettrali. Questo è il primo spettroscopio applicato. Siamo nell'Ottocento pieno. Ancora nell'Ottocento pieno si sta sviluppando la fotografia. Daguerre, che è l'inventore del daguerrotipo, le prime foto, cerca di fotografare la Luna nel 1939 e non ci riesce. Ci riuscirà Whipple una decina d'anni dopo, e questa è la prima fotografia della Luna della metà del secolo. La fotografia, è chiaro che fa una rivoluzione in questo campo. Prima della fotografia, gli astronomi all'oculare si disegnavano il cielo, pigliavano delle note e disegnavano. Per esempio, questo è un disegno preso da un libro famoso della fine del secolo, della galassia di Andromeda, M31, vista all'oculare. Vedete benissimo il centro della galassia e le sue due compagne, e non si vede praticamente altro, confrontata con una fotografia vagamente recente. Qui vedete che la mancanza di sensibilità dell'occhio umano fa sì che si perda completamente il grosso del disco a spirale della galassia. Un altro esempio, M101, è la stessa galassia che vi ho mostrato prima, a colori. Guardate, questo qui è un disegno della fine del metà del secolo fatto da Hunter all'oculare, e questa è una foto presa pochi anni dopo, mica tanti, in fondo non molto dissimile da quella colori che abbiamo adesso. E vedete che c'è una certa precisione, tra l'altro, con cui la gente disegnava. Cioè, questo braccione qua è questo, e si riconoscono questo benissimo, no? Eccetera. Quindi, però, insomma, c'è una descrizione molto sommaria. Si può capire che ci fosse confusione in questo tema. È straordinario come già in questo periodo, diciamo alla metà del secolo scorso, due secoli fa, gente come Lord Rosse avesse già messo in piedi, costruito telescopi di una dimensione straordinaria. Questo tubo newtoniano che vedete qua aveva un'apertura, un diametro, aveva uno specchio di 1,80 m di diametro, che è quasi una misura moderna. Adesso ci sono telescopi a 10 metri, ma quelli da 2 sono tutt'altro che trascurabili. Questo qui stava in Inghilterra, che è il posto peggiore per fare l'astronomia al mondo, e tutte le sere, quando decideva che era bel tempo, doveva andare a lustrare lo specchio perché era di ferro e si ossidava. Cioè, e poi aveva bisogno di una ventina di persone per muoverlo. Cioè, potete immaginare le difficoltà, e ci credo che si è fatto fatica a far passare la parola galassia. E va bene, questo lo saltiamo, che non è. Verso l'inizio del secolo moderno, del Novecento, c'è una figura molto importante, questo signor Vesto Slipher, che nel giro di 10 anni, dal 12 al 20 circa, fa spettri di galassie per primo. E ovviamente la prima è M31, la galassia Andromeda che abbiamo appena visto, e con grande sorpresa trova che ruotano a una velocità pazzesca, tipo 200-300 km al secondo. Non stiamo parlando di chilometri all'ora, ma al secondo. E per di più le righe spettrali non si trovano alla lunghezza d'onda giusta. Sono tutte un po' stranamente spostate verso il rosso. Boh, chissà che cos'è. Ma no, nessuno interpreta questa cosa in modo corretto. Allora, verso la fine, nel 20, mi pare, sì, a Washington avviene una riunione di astronomi di 3 giorni, chiamata il Grande Dibattito, in cui 2 grandi astronomi, Harold Shapley e Herbert Curtis,
si contendono un argomento che è sostanzialmente le dimensioni da attribuire alla Via Lattea. Quanto grande deve essere la Via Lattea? Si oppongono Shapley e Curtis, che hanno due visioni completamente diverse di questa cosa. Shapley pensa che la galassia sia grandissima, 100 milioni, 1000 anni luce. E Curtis 10 volte meno. Ha ragione Curtis col senno di poi. Quindi Shapley, ritenendo la galassia nostra così grande, fa sì che praticamente l'intera cosmo coincida con questa e che quindi non ci sia francamente spazio per le altre cose. Tutto diventa interno alla nostra galassia. E sbaglia lui a ritenerla così grande, ma sbagliando ritarda, diciamo, contribuisce a ritardare l'avvento dell'astronomia stragalattica, quella moderna, di almeno 10 anni. Lui aveva un pupillo, lui era un uomo influente, molto influente, ed era il direttore di Mount Wilson Observatories, il più grande osservatorio di quel periodo. Invita a Mount Wilson il signor, questa è forse una storiella che non conoscete, il signor Adrian Van Manen, che era un oscuro astronomo olandese, che aveva fatto una tesi, una bella, e aveva dimostrato di essere un bravo misuratore di posizioni celesti. E lo invita a Mount Wilson a misurare, e gli dà l'incarico di misurare la posizione delle stelle e delle galassie presa in lastre, confrontando lastre prese a una decina d'anni di distanza una dall'altra. Allora, per la stessa galassia, per esempio questa è M33, fanno due lastre e confrontando con grande accuratezza le posizioni, vedi se ruotano. Slipher aveva già visto che ruotavano, ve l'ho detto prima. Adesso, se ruotano anche se vedo nella fotografia traccia di rotazione, vuol dire che sono oggetti vicinissimi, chiaramente. E quindi Shapley, che è il propugnatore della teoria per cui tutto è interno alla Via Lattea, cioè vicino, dice troviamo rotazione qua dentro e siamo a posto. Bene, Van Manen misura in 20 anni circa, no, una decina d'anni, 12 nebulose e per tutte trova una rotazione apprezzabile. Bene, questo tiene lontana l'avvento dell'astronomia stragalattica di questi anni. Vedete, siamo già nel 23, non siamo, mi pare, sì. Siamo già entrati in pieno nel secolo nel Novecento. Beh, per farla breve, qualche anno dopo, nel 26, Lundmark rimisura queste lastre, ecco il risultato, cioè non trova più nessun segno di rotazione di nessun tipo. Ed è la verità, cioè questi oggetti non ruotano, non li vedo ruotare perché sono troppo lontani. Nelle mie peregrinazioni, sono passato da un paio d'anni fa da Carnegie a Pasadena e ho fotografato questa magnifica macchina che è lo stereocomparatore con cui Van Manen fece questa misura. Metteva le due lastre di confronto in questa macchina, le calibrava per bene e con l'oculare, e qui c'è uno specchietto che fa passare l'immagine dalla destra alla sinistra e tu puoi confrontare rapidamente. Se una stella cambia posizione te la accorgi subito. Questo è lo stereocomparatore con cui Van Manen ha fatto tutto con la baracca sbagliata. Che questo signore fosse un certo tipino, lo si capisce dal cartellino che è qua sopra, che però ho fotografato, che dice "Do not use this stereocomparator without consulting Adrian Van Manen". Cioè, deve essere un bel nazista. Vabbè, questo signore ha tenuto lontano l'astronomia moderna per almeno 10 anni. Finalmente entra in scena la figura che noi celebriamo oggi, ma anche parallelamente quella di Edwin Hubble, che forse si considera il più grande astronomo del secolo scorso. Queste due figure sono parallele anche nella loro biografia, perché più o meno nascono uno 10 anni prima dell'altro, ma muoiono praticamente insieme. E vedete, se seguo qua, nel 900 si laurea, nel 905, l'anno mirabilis della storia di Einstein, fa il suo PhD,
sulla dimensione delle molecole e pubblica 4 paper, pazzesco, uno sull'effetto fotoelettrico, uno sul moto browniano, la relatività speciale e quello che contiene la famosa equivalenza massa-energia nello stesso anno, a 25 anni. Nel 17 fa la relatività generale e nel 21 riceve il premio Nobel per l'effetto fotoelettrico. Ho scelto una di queste cose. Hubble nasce, ho detto, una decina d'anni dopo, anche lui è una storia mica male. Nel 1900 prende un master in giurisprudenza, fa l'avvocato, perché il padre l'ha obbligato. Ma si stufa e fa un PhD in astronomia e si occupa di photographic investigation of faint nebulae. È il nostro mestiere. Nel 23 scopre una cefeide in M31, ve la farò vedere. Nel 29 prosegue il lavoro di Slipher, vi ricordate quel signore che faceva spettri? Ne aveva 12. Nel 29 Hubble ne ha 46 e scopre che sono completamente strani. E nel 36 pubblica il suo famoso libro The Realm of Nebulae, dove finalmente la storia si conclude con la visione moderna. Nel 31 c'è un meraviglioso incontro tra Einstein e Hubble all'oculare del più grande telescopio dei tempi, che è il 100 pollici di Mount Wilson, dove si stringono la mano perché uno sta consegnando nelle mani dell'altro l'universo in espansione. Qui vi faccio vedere il logbook di una notte particolare del 5-6 ottobre del 23 con le annotazioni di Hubble e una fotografia, che è il plate di quella notte, in cui qui c'è un'annotazione, vedete, 6 ottobre 23, questa è la galassia di Andromeda, e si vede questo segnetto qua, var, punto di domanda, poi punto esclamativo, variabile. Ed è l'annotazione, la riprendo dal logbook, è qua, nova suspected, e qualche giorno dopo, confirm nova suspected, e poi dice, confermata essere in verità una variabile che poi è stata identificata come una cefeide. Questa è la scoperta di una stella cefeide nella galassia M31 nell'anno 23. Questo dà una botta definitiva al problema e finalmente dischiude il tema perché le cefeidi sono dei meravigliosi indicatori di distanza. E attraverso questa misura della distanza di questa cefeide si riesce attribuire la giusta distanza del M31 che si capisce che è 10 volte più lontana della nostra galassia. Non è certo un oggetto interno alla nostra galassia come voleva Shapley e come voleva Van Manen. Fa questa scoperta con questo telescopio che esiste dal 1917 ed è un 2,5 metri. E ecco qui l'incontro tra Einstein, Hubble, e c'è anche Walter Adams, all'oculare di questo telescopio. Per chiudere il discorso, vi faccio vedere, vi rubo ancora 2 minuti, per cercare di farvi capire questa storia del redshift. Qui vedete lo spettro di una galassia, è fatto così, ha questa emissione continua, ma poi ha delle evidenti righe caratteristiche. Vedete che queste sono 3 galassie diverse, e vedete che la forma di questi spettri è identica. C'è sempre questo tripletto qui, c'è sempre questo doppietto qui, e questa, sappiamo, che è la riga dell'idrogeno, una riga spettrale famosa, si chiama K-alfa. Bene, qual è l'unica differenza tra questi spettri? Vedete che queste righe si spostano verso destra, e anche queste. E questo è la misura, il red shift. Spostarsi verso destra vuol dire spostarsi verso il rosso. Le righe della K-alfa, invece di essere alla sua posizione nominale, che era questa riga continua, la trovo spostata sempre più a destra. Beh, è l'effetto Doppler che sposta verso il rosso le righe spettrali, indicando che questi oggetti stanno recedendo da noi, si stanno allontanando da noi,
a velocità via via crescenti. Questa qui, per esempio, si allontana da noi a 2.000 km al secondo circa, questa a 8.000 e questa a 13.000. Oggi conosciamo rashi molto più elevati di questi. Però capite che se le galassie si allontanano da noi, guardate questo piccolo diagramma qui un po', speriamo utile. Questa cosa è possibile soltanto se che le galassie si allontanino da noi, se il contenitore che le contiene, cioè l'universo, si sta espandendo. No? Questo qui effettivamente è il messaggio di Hubble, e ci ricordiamo da ieri che Einstein ha appena preparato un'equazione per l'universo in cui l'universo non è stabile, ma è una cosa che o si espande o si contrae. E qui si vede che si espande. Finisco con la mia ultima diapositiva per farvi vedere che il signor Hubble misura effettivamente che la velocità, il redshift delle galassie, qui è disegnato il logaritmo della velocità, ma fa niente, correla con la magnitudine apparente delle galassie. Cos'è la magnitudine? È una misura degli astronomi strani, del loro flusso. Questi sono gli oggetti più deboli e questi sono gli oggetti più intensi. Okay? E vedete che oggetti intensi, cosa sono gli oggetti intensi? Sono lampadine vicine. Questi diventano deboli semplicemente perché sono molto più lontani. Quindi questa è una scala di distanza. E questa è una scala di velocità, il redshift. Quindi il redshift correla con la distanza e quindi il redshift è un indicatore di distanza, da ora in avanti. Lo posso utilizzare per ricavare la distanza delle galassie. Faccio un salto al moderno, ed è davvero l'ultima mia diapositiva, e vi faccio vedere che oggi, utilizzando il redshift delle galassie, ogni puntino di questi è un redshift di una galassia. Noi siamo al centro, siamo qua a osservare l'universo. In questo cono non posso osservare, perché c'è la nostra galassia a impedirmi l'osservazione. È opaca, non vedo fuori. Ma appena vado sopra e sotto, conto galassie, le misuro, faccio tanti redshift, e guardate come si dispongono. Ognuno lo interpreta come una distanza, quindi adesso questo asse è diventato un asse di distanza, non più di velocità. E vedete che le galassie si dispongono nell'universo in maniera per nulla regolare, molto complicata, cioè con delle grandi muraglie di galassie, questo si chiama The Great Wall, la grande muraglia, e dei relativi vuoti. Per nulla è un universo omogeneo e isotropo che ci aspettavamo, su queste scale almeno. Questa è la conseguenza della legge di Hubble in chiave moderna. E con questo spero di avervi illustrato 100 anni importanti della nostra storia. Grazie. Grazie Peppo. Ci sono domande? Curiosità? Là c'è forse. C'è una domanda lassù. Bene, grazie. È perché non te l'ho detto. Se no ci mettevamo altri 10 minuti, però ci posso provare molto rapidamente. Le cefeidi sono delle stelle variabili. Aumentano e diminuiscono la loro luminosità in modo sinusoidale, cioè periodico, capito? Scendono, salgono, su scale di ore o giorni. Si è capito, con un intenso studio delle nebulose di Magellano dovuto a una donna, Henrietta Leavitt, nel 1908, che la luminosità di una cefeide dipende dalla sua che il periodo della cefeide, una misura di tempo, è legato alla sua luminosità. Quindi se io so il periodo, so la luminosità. Bene, misurando quindi il periodo di una cefeide, tu risali alla luminosità, che confrontata con la magnitudine apparente ti dà la distanza. Capito? Ed è molto preciso. Spero di... Ok.
Altre domande? Liberamente, ragazzi. No. Va bene. Allora diamo la parola... Beh, ringraziamo ancora Peppo.